Buongiorno Zanazzone, oggi parliamo di arte, precisamente di pittura, pittura d'azione, pitture performance. L'artista che con immenso piacere vi voglio presentare si chiama Julian Tiscione, in arte Julian T. Buongiorno! Buongiorno a tutti, ciao Michela. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Allora, Julian, tu sei molto giovane, hai un bagaglio di esperienze molto, molto, molto importante tra mostre collettive, personali, fiere d'arte, performance, collezioni, eccetera, eccetera, eccetera. Il tuo progetto Impatto è impattante in tutti i sensi. Va già bene. E ne parleremo tra poco perché c'è un sacco di cose da dire. Prima di tutto, la domanda che ti avranno fatto sicuramente tutti e te la faccio anche io. Quando è nata la tua passione per la pittura e poi quando hai deciso di trasformarla nella tua arte, quindi di divulgarla e farti conoscere? Bene, bella domanda. Grazie. Beh, intanto dobbiamo partire un po' indietro perché le mie origini arrivano, cioè l'influenza sull'arte arriva dalla mia famiglia. Io arrivo da una famiglia di galleristi e quindi ho la fortuna di essere cresciuto in questo mondo straordinario. Tutta un'altra arte, perché poi i miei lavorano nell'arte più antica e quindi ovviamente ho avuto un'infarinatura. Già di un'arte di un'altra epoca, quindi è da lì un po' che mi sono appassionato un po' all'importanza dell'arte in generale. Poi la passione vera è nata al liceo. Ho fatto il liceo artistico, ovviamente, quindi i miei obiettivi era di fare il gallerista e poi da lì è successo che è nata proprio la mia passione per fare arte, cioè la chiamata dell'artista di esprimere il proprio essere tramite l'arte. Quindi è lì che un po' la storia è nata così. Poi oggi E poi io continuo il lavoro dei miei genitori, abbiamo una galleria a Savona, giriamo molto e in parallelo poi seguo il mio secondo mestiere, perché poi è diventato un mestiere che è seguire la mia arte in tutta Italia. Parliamo quindi di Impact, dove all'interno tu ti sei creato uno stile unico e dove la protagonista assoluta è la macchia. E questa macchia, ora lo dico in parole povere, tramite l'impatto di un'ampolla piena di colore si scaglia sulla tela e a quel punto tu crei l'opera. Come hai avuto questa ispirazione? Allora, sì, tanto perfetta la descrizione, nel senso, la protagonista è proprio questa macchia qui. La storia di questo progetto è affascinante perché nasce quasi totalmente per caso. È una parte che io adoro perché secondo me la casualità nell'arte è affascinante Vero. E l'impact nasce proprio da una casualità, cioè molto romantica la storia iniziale di questo progetto e che avviene proprio mentre stavo lavorando a un progetto del liceo, mi cade semplicemente una goccia, stavo lavorando con la china, cade questa goccia su questo foglio accidentalmente, crea questa goccia, questa macchia bellissima. Da lì parte tutto il progetto di estetica, di ricreare quella macchia, quel gesto in formati grandi, cioè di portarlo ad essere ancora più impattante in formati molto più grandi. Poi da qui, dal ricreare semplicemente la macchia, che poi siamo riusciti tramite vari processi, poi sono riuscito ad arrivare al mezzo, che è questa sfera di vetro, che per altri casi di fortuna sono riuscito a realizzare tramite dei maestri vetrai che fanno parte della nostra tradizione nell'entroterra ligure, e da lì siamo riusciti a trovare proprio il mezzo che a me serviva per realizzarli in quella maniera, così forte, così grande, così esteticamente bella.
E poi da lì è la cosa affascinante che si è creato proprio, c'è stata un'unione tra questo gesto e la mia persona di creare proprio tutta una filosofia che mi rappresentava tantissimo, cioè tutto il concetto di impatto nella società, la parte emozionale legato proprio a tutto il nostro, alla nostra contemporaneità. Hai presentato Impact alla 52esima Biennale di Venezia. Io sono rimasta completamente affascinata, avrò visto il video non so quante volte e è emozionantissimo il momento in cui l'ampolla viene lanciata dal dirigibile. Noi ci siamo già parlati, mi hai detto che è stata un'esperienza incredibile. Io vorrei che tu la raccontassi. È lunghissima, ma cerco di essere sintetico. È stata un'avventura vera, come ti avevo già accennato, è stata un'avventura, ma perché non è mai stata realizzata una performance di quella portata. Sì, è stata veramente una pazzia. Io ce l'avevo in testa, è stata, tanto innanzitutto c'è da dire che è stata la prima volta che viene presentato questo progetto dell'Impact al mondo. Quindi era un prototipo prima, ci stavo lavorando da un paio d'anni, ma era proprio agli inizi, e quella lì era la prima, io avevo in mente di fare questa performance così grandiosa, così di impatto, perché rappresentava un po' ovviamente tutto il concetto dell'impact, e ho avuto la fortuna in quell'anno lì di presentare a un curatore che aveva preso un padiglione, un progetto che poi è stato realizzato un padiglione, si chiamava il padiglione della marginalità. Mm-hmm. E lui, parlando, io gli avevo presentato il progetto IMPA, lui è impazzito, mi ha detto ti porto e facciamo questa pazzia. Io ho detto guarda che sarà un'avventura vera, perché lui ha creduto, mi ha dato totalmente fiducia, e così è partita questa avventura. Poi è stata una cosa pazzesca, proprio da tutto, guarda, da trovare intanto il mezzo per sorvolare Venezia, quindi poi siamo arrivati al dirigibile, perché il dirigibile aveva delle caratteristiche che andavano bene per, ovviamente, per sorvolare, avere la precisione poi del lancio di questa sfera qui. E i permessi. Ti dico solo questa, che da Venezia, quando abbiamo iniziato questo progetto qui, di chiedere i permessi, le possibilità di farla, che è stata la parte sicuramente più difficile, c'era un divieto dalla Seconda Guerra Mondiale di sorvolo per mezzi privati, sorvolare proprio il centro storico di Venezia. Che tu hai sfidato. Abbiamo sfidato tutte tutte le leggi, tutti gli ostacoli più immaginabili possibili, alla fine ci siamo riusciti, grazie anche a tante persone che hanno creduto in questo paese e si sono affezionati in verità. Quindi poi è stata veramente un'unione a livello proprio anche di amicizia su questo progetto. Quindi è stato bello. Ha avuto un forte impatto umano. Molto, infatti è una parte che mi è piaciuta tantissimo. Poi siamo stati anche fortunati a portarla proprio a termine, perché comunque il lancio da quell'altezza lì non era facile, cioè c'erano, poi abbiamo trovato problemi nel tempo, perché poi ovviamente non c'era un pilota che, nessuno aveva mai sorvolato con un dirigibile Venezia, quindi piano di volo ce lo siamo dovuti costruire proprio da zero, quindi è stata un'avventura vera, però ce l'abbiamo fatta. Da lì è stata la mia partenza, da lì è diventato poi un mestiere vero e proprio, e ancora oggi, dal 2007, che siamo dietro questo progetto, e mi dà sempre grandi soddisfazioni, speriamo di cavalcare. Senti Julian, le opere d'arte, tutte le opere d'arte, arrivano sempre in maniera molto profonda, ma anche molto soggettiva a chi le guarda, no? Ma l'artista è insito nell'opera e ovviamente comunica attraverso di essa, giusto? Grazie. Ecco, io voglio sapere chi è Julian T. E quali messaggi desidera passare a coloro che guardano le sue opere. Bella domanda. Allora, l'impact
Allora, l'impact, ovviamente essendo un'opera completamente astratta, perché poi la protagonista è questa macchia, può, ovviamente è un genere che deve colpirti totalmente, non è un genere ovviamente l'arte astratta, è così, l'arte astratta ha questa missione, secondo me, di colpire la parte interiore delle persone, ovviamente la parte visiva deve colpire qualcosa dentro. E quello che io ho sempre portato molto di me in questo progetto qui, quindi secondo me in verità siamo cresciuti molto insieme, il progetto e io, perché mi ha aiutato a tirare fuori una parte di me concreta e l'arte ti permette, secondo me, facendo anche l'artista, ti permette di tramite un linguaggio diverso di portare fuori quello che tu sei. Io sono sempre stato molto legato a quello che è l'impatto visivo nel mondo, cioè l'esclamazione wow, cioè quando ti colpisce il vero wow, cioè l'impatto che hai dentro, emotivo, sentimentale, è una parte di noi che secondo me è fondamentale, ci lega. Ci stimola tutti i giorni, in qualsiasi cosa che facciamo, dal lavoro ai sentimenti, a tutto. Cioè, secondo me è una parte fondamentale. Può essere scontata, ma non lo è, perché tante volte poi ci dimentichiamo veramente di quali sono le nostre emozioni forti e quello che ci muove. Cioè, il nostro motore è l'impatto della nostra vita su qualsiasi cosa. Quindi l'impact, secondo me, vuole descrivere quello. Parte proprio da questa macchia che deve essere così, se ti piace, deve avere un impatto interiore. Poi da lì vai. La cosa bella che mi succede spesso, soprattutto nelle fiere dove si conosce tante persone, poi da lì io ho sempre notato che le persone da sole mettono una parte di sé nel quadro. Io poi posso raccontare mille storie sull'impact, la sua costruzione, il perché, tutta la filosofia, però c'è sempre questa parte che mi piace molto perché fa parte proprio secondo me è la parte più bella, dove le persone poi hanno un impatto emotivo, si innamorano e poi mettono loro le loro storie, una Ah, sì. parte di loro, si aprono molto e questa è una parte che secondo me è molto bella perché è vero che ci sono io, cioè io ti posso raccontare tutta la mia parte spirituale di me su quest'opera, però la cosa che secondo me è altrettanto bella è quando le persone tirano fuori la loro parte spirituale in relazione al quadro che hanno visto. Io personalmente sono rimasta molto colpita dalla serie, ci sono diverse serie all'interno di Impact, sono rimasta colpita dalla serie Fame, dove la macchia si scaglia su personaggi che comunque hanno fatto la storia di qualsiasi tipo, pittorica, musicale, mediatica, eccetera, eccetera, perché proprio ti cambia la prospettiva completamente. Ah, sì. Quella è una serie che devo dire la verità, è una serie che per me è stata emotivamente difficile da affrontare. Immagino. Perché mi allontanavo per un attimo da quello che era questo significato che ti ho appena dato, cioè della purezza della macchia. Quindi mi dovevo legare visivamente alla macchia e immagini che venivano ovviamente sotto in relazione alla macchia. È stata un po' difficile, sono stato spronato ovviamente da una mostra molto bella che ho fatto a Milano e che ho seguito ovviamente vicino a una curatela, ma poi è stata molto bella perché mi ha aperto un mondo vasto che poi io seguo tuttora, che è la parte dell'impatto legato alle immagini. E in questo caso qui non solo l'immagine, ma era legato proprio ai propri personaggi. La mia paura è che non sembrasse un po' banale, un po' ridondante, perché poi adesso il mondo in Italia a livello di moda e commerciale è legato molto alla pop art. E non volevo rientrare un po' in questo mondo che è classificato proprio come artista pop art.
Però alla fine è stato molto bello perché io gli ho dato un significato che secondo me è vero, nel senso mio, che noi siamo legati a delle immagini, a dei personaggi che ormai sono diventati forse degli dèi, a pari, fa parte della nostra storia, ma che hanno non solo il personaggio, ma sono delle immagini che le hanno resi tali, talmente forti sono diventate queste immagini, che sono mai incisi nella pietra, nella nostra storia, e per quanto tu possa non conoscere la storia intera di quel personaggio, ma quel personaggio ha un impatto diverso per tutti ovviamente, ma ce l'ha e quindi banalmente esiste e crea un'emozione dentro di sé. Vero. E quindi è così, cioè, quindi è affascinante perché poi anche lì ognuno, non so, adesso parlo della Marilyn perché è la più conosciuta di tutti, ma la Marilyn per ognuno di noi ha un impatto, e quella foto ha un impatto, quindi vero, semplicemente è così. Adesso faccio un po' la spiona, perché generalmente agli artisti gli chiedo sempre dove trovano l'ispirazione, ma io dove trovi la tua ispirazione lo so, perché tu so che la tua musa ispiratrice spiona, che non sono altro, è l'Isola d'Elba, la nostra bellissima e a tratti ancora selvaggia e selvatica isola. Sabato parto, quindi mi invecchi proprio nel vivo, quindi tocchi un nervo sensibilissimo. L'Elba per me, sì, si può dire che veramente traggo un po' l'ispirazione, ma non è un'ispirazione ovviamente che porto ovviamente nell'arte, è un'ispirazione emotiva, quindi di vitale importanza. Sì, l'impatto che ha per me l'Isola d'Elba è la sua bellezza, quindi quello che posso far entrare nel mio essere è sempre legato alla bellezza, che per me è fondamentale. Secondo me la natura in questo insegna tanto, adesso per dare una connessione a me, all'arte, all'Isola d'Elba, ecco, in questo caso qui semplice, che la natura ci aiuta molto a comprendere qual è il livello di bellezza. E nella mia arte io cerco sempre di portarla alla bellezza, cioè, secondo me la macchia, per quanto può essere semplice, per quanto può piacere o non piacere, ma intrinseca una sua, legata a una casualità totale, di ovviamente, perché poi io della macchia controllo poco, quindi poi quello che viene è totale natura, cioè quello, casualità data da tanti fattori, ci attrae perché ha in sé una sua bellezza talmente magari difficile da tarare, farla rientrare in una classificazione più razionale, e quindi attrae e ha una sua bellezza particolare. Quindi nell'Isola d'Elba, per ritornare a quell'Isola d'Elba, mi attrae molto la sua bellezza, molto, molto, come dire, poi è rimasta, è antica, è rimasta così, sì, molto selvaggia, come hai detto, e quindi sì, mi piace. È vero, nonostante tutto è rimasta molto selvaggia. Una cosa che notavo invece nelle mie sensazioni guardando le tue opere è che la macchia non è mai uguale, mai. È una cosa molto bella perché... Mai. No, non potrà mai neanche esserlo, perché la cosa, le casualità sono migliaia, quindi l'apertura della boccia non è, cioè, non è un'impronta digitale unica, quindi come noi siamo tutti diversi. Sì. Ma tutti... No, ma io parlavo proprio della stessa macchia guardata diverse volte nell'arco della giornata, nella stessa opera, la stessa macchia, quello stavo dicendo. Che bello, sì. Quello che bello, è vero, perché poi... Secondo... È movimento. Secondo me è vero, questa è una bella riflessione, perché no, mi sono collegato dicendo quell'altra cosa, perché di solito mi chiedono del fatto che ovviamente nessuna macchia può essere uguale, però della stessa macchia che non è mai uguale è bella, perché è una percezione che cambia in continuazione, la macchia è piena di dettagli e mi capita anche a me tante volte di cambiare la visione di una macchia che ho già visto, e quindi è bella. Sì, sì. Ma questo perché secondo me, io poi, mie supposizioni, cambiamo noi tutti i giorni e cambia la percezione che abbiamo di ogni cosa.
E l'arte lo vediamo di più nell'arte perché ovviamente l'arte è un linguaggio che vuole proprio creare delle emozioni e quindi sicuramente ovviamente cambiando noi cambiano le percezioni delle emozioni e cambia la percezione visiva. Quindi secondo me è molto bella, mi piace questa cosa che hai detto. Senti una cosa, hai mai avuto o hai ancora un'icona in cui ti ispiri, che ti ha aperto un mondo, non lo so, una cosa che mi viene in mente? Artisticamente? Sì, artisticamente. Ma guarda, è una domanda che mi è già stata fatta tante volte e mi fa piacere che non è mai cambiata la risposta. Quindi io ammiro tantissimo tutti gli artisti che hanno cambiato la storia a livello performativo, perché la performance per me è fondamentale e quindi anzi sarà un po' tutto il progetto è performativo, anche quando ho dovuto richiudere, dopo il dirigibile ho dovuto chiuderla in studio, per ovviamente esigenze pratiche, ma la parte performativa è importante, quindi ammiro tantissimo e mi ispiro tantissimo a quegli artisti che hanno fatto performance straordinarie. Christo per me è un punto di riferimento per la grandiosità della costruzione performativa delle sue opere. Credo che sia uno dei più grandi in assoluto ancora oggi. E quindi sì, mi piace perché secondo me ha l'impatto emotivo su una performance quando è veramente grande, che racchiude anche tantissime persone, ti senti immerso nella performance, è qualcosa di straordinario, quindi bellissimo. Come quando si va a un concerto, che sei assuefatto, in questo caso mi puoi capire, sei assuefatto totalmente dalla musica, dalla performance, non ce n'è, cioè, è un'emozione vero, straordinaria. Vero. Chi ha la fortuna e il coraggio di inseguire le proprie passioni, secondo me sarà felice per sempre. Questa è una cosa che ho sempre creduto e sempre crederò. Perché quando si vive la propria passione, si è anche proprio biologicamente si sta bene. Male bene, ma è un processo. Beh, certo. Certo. Serve, è necessario stare male, certo, e avere periodi bassi per poi avere, certo, dei periodi ancora più alti, quindi fa parte tutto il mondo dell'arte, dell'artista in generale. Senti, tu sarai sempre in movimento come le tue macchie, quindi progetti futuri. Ta-da. Allora, diciamo che progetti futuri, come un po' accennato, sarà sicuramente che è stato un po' accantonato, ahimè, quello di riprendere le performance. L'obiettivo sarà veramente, cioè l'ho ormai un po' ma rallentato, ahimè, perché avrei già dovuto riprendere proprio questo concetto della performance in questo anno, ma ci ha un po' rallentato ovviamente come a tutti questo periodo, però non ci ferma, nel senso è solo rimandato al prossimo anno. Quindi speriamo al prossimo anno di portare a termine tutti i nuovi progetti tramite le gallerie che mi seguono, che sono ben felici di presentare la performance, che sicuramente è la parte un po' più difficile. C'è bisogno di persone, quindi è sicuramente l'animo un po' più leggero per esserci e per dare il calore, che poi la performance, ripeto, è importante che ci siano veramente tante tante persone, perché è il suo senso, quindi è il senso di emozionare più soggetti. Quindi sì, sarà la performance, sarà il punto per me dove dedicherò veramente il prossimo futuro. Ok, allora ti faccio un immenso in bocca al lupo. Grazie. Per la tua carriera, è stato un piacere conoscerti e spero di rivederti presto. Sicuramente. Grazie a tutti e un saluto a tutti. Grazie Michele. Ciao. Grazie per le tue domande.